Eccoci in diretta anche questa sera. Ciao Denis. Ciao. Allora, innanzitutto grazie mille di aver accettato l'invito questa sera di essere qui con noi anche in un orario abbastanza anticipato per incastrare tutti i tuoi impegni, quindi un ulteriore ringraziamento. Grazie a voi. Allora, io ti chiedo intanto di presentarti un attimo per chi non ti conosce, almeno lascia fare a te la presentazione, ti lascio descriverti. Niente, io sono Denis Trento, ho 38 anni, vivo in Valle d'Aosta, La Salle, che è nell'Alta Valle vicino al Monte Bianco. Sono sposato, ho tre figli, sono stato un buono sci-alpinista, ho fatto una bella carriera nell'ambito dello sci-alpinismo agonistico. Sono maestro di sci di fondo, che diciamo, è stata la mia precedente carriera. Sono diventato guida alpina nel mentre che facevo l'atleta di sci-alpinismo. Ho allenato la squadra del centro sportivo e la squadra nazionale di sci-alpinismo e seguo ancora adesso la nazionale di sci-alpinismo durante le trasferte di Coppa del Mondo. E boh, basta, mi sembra di aver detto fin troppo. Sì, in poche parole hai riassunto tantissima attività, quindi svisceriamo un attimo. Sei partito anche proprio agonisticamente con lo sci di fondo? Io ero un fondista, sono stato un fondista per i primi 20 anni della mia vita, perché qua nel paese dove vivevo io c'era lo sci club che seguiva il fondo, quindi più o meno tutti siamo passati per il fondo. E quindi fino all'ultimo anno da junior io ho fatto il fondista. Non ero un fenomeno, ero un bravino, ho fatto come miglior risultato un podio agli italiani junior. E in effetti ero riuscito a fare un anno in centro sportivo dell'esercito come fondista, poi però la mia carriera è abbastanza finita nel fondo e quindi tra l'altro ero riuscito anche dal centro sportivo dopo quell'unico anno da fondista che avevo fatto. Sono diventato, dopo la carriera di fondo ho fatto il corso maestri e poi però avevo ancora molta voglia di far gare, era il periodo in cui lo sci-alpinismo si stava lanciando e mi ci sono avvicinato anch'io. Avevi voglia di far fatica. Ecco, il passaggio sci di fondo, sci alpinismo, il gap che tanti hanno rispetto a passare dallo sci alpino allo sci alpinismo. Nella discesa, tu come l'hai colmato? Eri già un buon discesista o hai dovuto lavorarci? Allora, ho dovuto lavorarci moltissimo. Diciamo che io ho avuto anche la fortuna che fossero, tra virgolette, altri tempi. Quindi, gli sci-alpinisti che crescevano proprio nell'ambito dello sci-alpinismo erano pochissimi, tra i quali, ricordo ovviamente Guido Giacomelli, che è uno di quelli che aveva fatto tutta la trafila fino a diventare un vero big. E mentre c'erano tantissimi altri ragazzi che arrivavano o dal fondo o dalla discesa. Ovviamente i discesisti come per esempio Martin Ritz, che è stato mio compagno nelle gare a coppie, ovviamente avevano un po' i loro problemi a tirarsi insieme in salita alle volte e io ho avuto i miei seri problemi a trovare la quadra in discesa. Diciamo che appunto c'era molto più spazio di adesso e quindi pur avendo un grosso handicap all'inizio ho comunque potuto cogliere subito dei risultati che mi hanno permesso un po' di lanciarmi in questa carriera. Oggi obiettivamente sarebbe più difficile. Anche perché quando, in che anno hai iniziato tu a fare sci-alpinismo? Io ho iniziato la mia prima stagione, deve essere stata 2002-2003, quindi era proprio gli albori, c'era appena stato l'anno prima il primo campionato del mondo a Serge Chevalier e io ho iniziato a far gare praticamente nella stagione dopo. Assolutamente. E qualche bel risultato l'hai fatto prima. Sei sorvolato abbastanza velocemente, però ecco, hai voglia di dirci qualcosa in Coppa del Mondo e a livello europeo c'è stato. Ma sì, diciamo che io ho avuto appunto la fortuna di avere tempo per maturare, sono poi rientrato in esercito, quindi ho avuto un percorso molto graduale. Ho avuto dei bei risultati da under 23, avevo vinto un campionato del mondo in Spagna, tra l'altro purtroppo perché Troyer, che era nettamente più forte di me quel giorno, si era tagliato, togliendo una pelle con le lamine degli sci, aveva dovuto abbandonare, quindi l'avevo vinto un po' per fortuna.
E poi diciamo che nella mia carriera ho trovato i miei 2 o 3 anni buoni hanno coinciso un po' anche, tra virgolette, con il regno di nessuno, nel senso che i big del periodo prima, che erano appunto Giacomelli, che erano anche Manfred e Dennis, che erano i francesi Brosse, Gignoux, Blanc. Era un momento che tra chi si è fatto male, chi si è ritirato, chi era un po' a fine carriera, chi ha avuto un attimino di pausa, erano un po' sotto il loro livello. E i big che sono arrivati dopo, che sono Killian, Lenzi e Dallin, solo per citarne qualcuno, Bombardier, erano ancora forse in fase di lancio. E diciamo che i miei bei risultati, io sono convinto di averli colti anche per un po' di, diciamo, c'è stata una congiunzione astrale, perché puoi Serve essere più forte del anche quello. ma ti trovi come nel tennis un Federer, un Djokovic davanti e sei condannato ad arrivare secondo. Io in quel paio d'anni lì ho avuto la fortuna anche di correre con Matteo Idalin in gara coppie e abbiamo vinto un campionato europeo e un campionato del mondo, una Pierramenta, 2 Tour du Ruyter, un mezzo Lama. Ho vinto un Adamello, diciamo che ho vinto un po' tutte le gare classiche e qualche campionato, sempre piuttosto gare in squadra, anche perché lo sci alpinismo forse è diventato più individuale negli ultimi 10 anni, mentre prima la gara a coppia era comunque la gara regina, no? Quella a cui si puntava. E questa è stata un po' la mia carriera. Diciamo Ecco, che io e ero. cosa ti manca di più dell'agonismo, delle gare? Allora, delle gare mi manca. Io ho apprezzato molto il periodo in cui ero veramente mentalizzato per le gare e in cui ho avuto anche la fortuna di cogliere i risultati. Diciamo che in quel momento lì tu sei un po' nella tua bolla, hai la facoltà di poterti concentrare solamente su te stesso per lavorare, per migliorare e ti focalizzi molto sul tuo obiettivo e quando hai la fortuna anche di poterlo centrare. Ti motivi molto a fare ancora meglio, a concentrarti ancora di più sul lavoro e sul migliorare. Diciamo che appunto anche il mio ultimo periodo, i miei periodi migliori sono stati quelli precedenti anche all'avere i figli e quindi mi ricordo proprio dei periodi in cui mi allenavo, potevo fare i miei allenamenti tranquillamente, potevo fare lo stretching, potevo fare i massaggi, fare proprio la vita da professionista al 100% e quindi il concentrarti tanto solo su quell'aspetto lì. Poi ovviamente la vita ha tanti altri aspetti e quando inizi poi ad avere anche tante altre cose a cui pensare, dividi le tue energie in base al tempo che hai. Quindi mi manca proprio questa possibilità di potermi focalizzare, diciamo, sull'obiettivo. E una cosa invece in cui il contrario, dici di meno male che adesso non sto più facendo le gare quando magari vedi gli altri gareggiare. Esatto, lì meno male, esatto, adesso effettivamente quando vedo gli altri, poi ormai io diciamo che ho la fortuna anche di aver sempre vissuto le gare con un certo distacco, nel senso che mi piacevano, ero molto appassionato, però non erano la mia ragione di vita. Quindi a fianco a questo ho sempre amato molto andare in montagna, arrampicare, quindi mi sono sempre coltivato anche degli altri aspetti nella vita. Quindi se prima, quando c'erano belle condizioni di neve, io magari dovevo andare a farmi il velocino in pista di un'ora. Adesso, quando ci sono belle condizioni di neve, posso stare in giro 4-5 ore, andare dove voglio, farmi la mia discesa e non devo stare lì proprio appunto a concentrarmi solo sul risultato, no? Quindi posso veramente spaziare di più su tante altre cose, però dico, all'epoca non è che mi mancava quello, ero talmente concentrato su quello che dovevo fare e che andava benissimo così. Quindi ho apprezzato il periodo delle gare, come adesso vivo molto bene il periodo dopo le gare. Tra l'altro, quando posso, a parte quest'ultimo anno sfigato, continuo comunque a mettere il numero un paio di volte in estate, un paio di volte in inverno, tanto per vedere a che punto Tenere. sono.
tenere il gusto del sangue in bocca, come si dice ogni tanto. Per economica ho fatto bene a smettere, esatto. Esatto. Dicevi prima, quando avevi tempo per focalizzarti, quindi allenamenti mirati, stretching, eccetera, eccetera, quindi eri molto concentrato anche nella parte psicologica, nutrizionale, eri molto finalizzato su tutti gli aspetti o magari ti piaceva di più allenarti e poi il resto lo trascuravi un po' o eri sempre centrato su tutto? Ma in realtà nei miei anni migliori ero proprio molto molto concentrato, quindi ho curato veramente tutti gli aspetti, sono andato veramente a tirare fuori, secondo me, tutto quello che potevo da me stesso. Sono arrivato a un certo punto a pesare veramente poco, ho fatto dei grandi sacrifici anche in quel senso lì, perché io di base comunque sono abbastanza, sono alto, sono 82, quindi adesso che che ho un peso normale, peso sopra i 70 kg, 71-72, e sono arrivato a pesare anche 65 kg in quel periodo, ero proprio tirato come una corda di violino e appunto curavo moltissimo anche tutto il resto, lo stretching, il recupero, la corsettina defaticante, il girettino anche di 30-40 minuti di sci di fondo solo per far girare le gambe, i massaggi, la fisioterapia, l'osteopata che avevamo in caserma mi faceva seguire. Quindi diciamo che in quegli anni lì veramente ho fatto tutto quello che serviva per riuscire a tirare fuori tutto quello che potevo da me stesso. E per contro, appunto, negli anni dopo in cui ho iniziato ad avere dei famigli, ho fatto i corsi guida, ero convinto di poter ancora amministrare, diciamo, il mio livello, e invece si vede che senza, diciamo, cercare di tirare fuori al 100%, sono rapidamente calato e diciamo che l'ultima parte della mia carriera, il declino è stato più veloce di quello che mi aspettavo. Però a posteriori posso pensare che fosse anche a causa, appunto, di quello che mi ero chiesto nel periodo in cui ero molto motivato, molto in forma. Io non ti vedo più, ci sei ancora? Ci siamo un po' persi. E boh, comunque non so adesso se la vi sta andando avanti mentre magari tu risolvi il problema. Diciamo che si parlava dell'allenamento, di cosa rinunci nel fare allenamento. Per fare un allenamento efficace, ovviamente serve tanta programmazione. Ah, ok, ci siamo di nuovo. Mi Ok, ero fuori, l'ho visto. colpa mia, si è disconnesso tutto, si è disconnesso tutto. No, stavo un po' continuando il discorso sempre sull'allenamento, Bravissimo, ottimo. che nei periodi in cui sei molto focalizzato e devi ottenere un risultato, l'allenamento è molto finalizzato, quindi quando devi prescindere dalle condizioni, diciamo dalla voglia che hai di fare certe cose, per concentrarti su quello che serve, che invece serve fare, quindi che sono gli allenamenti in pista, che sono i veloci, le ripetute, la qualità, sacrifichi un po' la quantità che invece comunque a me piace. È ovvio che ci si impone qualcosa che magari non è proprio quello che è la propria passione, però si sacrifica questo in nome del risultato, e se il risultato viene è molto appagante. Invece si fanno i sacrifici e poi le cose vanno anche male, diventa un po' più complicato da gestire e ci si demotiva altrettanto velocemente. Assolutamente, diventa un po' più duro da accettare. Alcune ci ricordi una o due, i ricordi più belli delle gare, cioè le gare più belle e invece quelle dove un po' di amaro in bocca, diciamo. Bah, diciamo che essendo che io la mia carriera l'ho costruita soprattutto sulle gare a coppie,
Ho avuto la fortuna di avere un compagno che, col quale mi trovavo molto bene nel mio periodo migliore, che era Matteo Idallin. Quindi mi ricordo che ogni volta che siamo andati al Pierramenta, per dire, che quindi si stava lì tutta la settimana, al di là della gara abbiamo passato momenti molto divertenti, molto belli in camera, anche con gli altri compagni che abbiamo avuto occasionalmente nelle varie volte, dove ricordo con molto piacere, al di là delle gare che comunque sono sempre andate molto bene, chiaramente, perché abbiamo fatto un primo, un secondo e un terzo posto insieme e un ritiro perché mi ero steso io. E ricordo comunque quei periodi molto belli, nel senso che si faceva la gara, si arrivava al traguardo, poi si stava fuori al sole, si sparavano abbastanza cavolate tutto il giorno. Me lo ricordo molto sereno, molto bello, molto belli i miei Pierramenta, anche al di là del risultato. Gare difficili invece che ho sempre patito, o gare che pensavo di andare meglio e sono andato peggio, cos'è che intendi? Diciamo che io... Nel senso che magari, soprattutto nello sci alpinismo, capita che stavi andando veramente bene in una gara importante e causa o magari qualche compagnia colata o anche qualche rottura, che quindi è una cosa indipendente da te, ti ha fregato le posizioni, diciamo. Ma diciamo che sì, adesso come adesso non mi vengono in mente grandi episodi in quel senso. Mi viene in mente il mezzalama successivo a quello che avevamo vinto, quindi quello del 2011, dove io e Dallin ci presentavamo comunque come campioni del mondo a squadre, e in più avevamo in squadra Damiano Lenzi, che aveva appena vinto l'ultima gara di Coppa del Mondo in Polonia in forma stellare. Quell'anno lì, per di più, mi ricordo bene perché, per come, comunque eravamo sulla carta nettamente favoriti. Davano nel briefing, hanno dato temperature che dovevano essere normali, e in realtà da pollo, perché poi da alpinista avrei dovuto saperlo, ho beccato un freddo incredibile che addirittura mi ha costretto al ritiro e a far fermare la squadra, perché avevo proprio paura di patire con i congelamenti. E quell'anno lì, sì, con i compagni forti che avevo e con le condizioni che c'erano, probabilmente c'è molto amaro in bocca, perché avrebbe potuto essere un altro anno buono, e tra l'altro il mio ultimo anno buono per ottenere un risultato veramente importante in quella gara. Ecco, quindi durante anche tutti questi allenamenti, questi risultati, le gare, sei riuscito comunque a inserire anche il percorso di guida alpina, che non è assolutamente banale e richiede tanto tempo. Anche lì, ritorno un po' su quello che ho detto prima, fino a una decina d'anni fa probabilmente nello sci alpinismo c'era anche più spazio, cioè c'era un livello medio molto alto, nel senso che al di là dei big, c'erano tanti buoni atleti, chiamiamoli amatori, e quindi c'era una fascia di livello medio-alto molto densa. Però probabilmente i fortissimi non erano forti come adesso, mentre adesso negli ultimi 10 anni i vari Kilian, Palzer, Bombardion, Lenzi, Boscacci, Antonioli, adesso Magnini, quando sono in giornata sono veramente, potrei dire, quasi ingiocabili, da quello che vedo, comunque, che ho visto prima da avversario e che vedo adesso da tecnico. Le gare di prima, essendo comunque anche gare più che altro a coppie, essendo percorsi un po' più lunghi, con l'abilità tecnica, con la discesa, con l'interpretazione giusta, si poteva comunque fare dei bei risultati senza essere degli atleti iperdotati o veramente allenati, o veramente atleti professionisti al 100%. Cosa che tra l'altro io comunque ho fatto nei miei anni migliori. E quindi sono riuscito a inserire un
grosso percorso d'alpinista, soprattutto nei periodi estivi, ovviamente, perché poi d'inverno smettevo di fare praticamente tutto, andavo a fare qualche cascata, niente di più, e sfruttavo comunque queste uscite in montagna per fare dei bei lunghi, e tutto più o meno abbastanza combaciato, perché comunque vedo anche al giorno d'oggi nello scialpinismo, in allenamento è vero tutto e il contrario di tutto. Io, vedendo anche solo gli atleti della squadra del centro sportivo di Courmayeur, vedo delle grandissime differenze nei metodi di allenamento, ma quello che invece accomuna tutti è il seguire le proprie motivazioni, è il trovare una routine, dei sistemi di allenamento che comunque siano motivanti e diano soddisfazione. Perché comunque lo scialpinismo è uno sport molto duro e tante volte è anche molto più vicino ad essere un'arte piuttosto che uno sport. Si vede appunto l'abilità in discesa, l'abilità nei cambi. Ci sono anche degli aspetti che vanno al di là del lato sportivo agonistico pure semplice. E quindi comunque diciamo che l'alpinismo tutto sommato mi è servito per fare dei bei lunghi, mi è servito per migliorare tecnicamente e riuscivo anche abbastanza bene a incastrarsi nelle mie routine di allenamento, soprattutto quelle estive. Poi ho dovuto ovviamente finalizzare un pochino la preparazione soprattutto sull'arrampicata, su quello che era un po' più tecnico per essere a un livello molto solido durante le selezioni, ma sono riuscito tranquillamente a fare le due cose insieme, anche abbastanza bene per un certo periodo. No, infatti, perché mi ricordo che vedendo qualche tuo post sull'arrampicata, non arrampicavi proprio su cose facili, su roccia. No, io sono molto appassionato di arrampicata, non ho mai scalato con continuità proprio per questo motivo, perché facevo una lunga pausa di 5-6 mesi durante l'inverno dove praticamente non facevo nulla. Quindi ripartivo proprio da zero, mi rimettevo un po' in forma, poi andavo un po' in montagna. L'autunno, dove riuscivo a entrare bene bene in forma, magari avevo qualche settimana buona dove comunque riuscivo a chiudere qualcosa di decente, sempre decente ma livelli molto, molto terra a terra. E poi niente, poi riniziavano le gare, quindi riniziava sto giro. Però beh, ogni volta era un po' faticoso ritornare su, però c'era sempre tempo e modo per farlo, quindi era bello anche per quello. Esatto, sempre stimolante. E hai subito, domanda così secca, infortuni più o meno gravi? Allora, durante, diciamo, la mia carriera, la mia carriera intesa fino alla parte migliore, no, incredibilmente no. Dico incredibilmente perché comunque appunto quello che dicevamo prima, io in discesa ho dovuto crescere molto e a un certo punto ho dovuto anche prendermi dei bei rischi, soprattutto correndo con un discesista molto forte come Matteo. Lui era sempre, anche come Martin Rizzo, ho corso anche con Alain Selletto, quindi ho sempre avuto compagni molto forti in discesa e diciamo che nelle mie giornate migliori con belle condizioni non li facevo aspettare nemmeno troppo, no? Però ovviamente loro erano sempre in controllo, io ogni tanto dovevo uscire un pochino dalla mia zona di comfort. Dopodiché nella parte finale della mia carriera, vabbè, mi sono rotto un tallone in montagna, però quello era già sì, abbastanza, diciamo, una parte finale della mia carriera, perché è successo, mi sembra, già nel 2015, e mi sono invece rotto un polso negli ultimi campionati italiani ai quali avevo partecipato al Passo del Tonale. Ho fatto una caduta e sono caduto proprio sul polso, sulla neve dura, il polso è andato in rotazione in avanti e mi si è rotto il polso. Questi sono stati un po' i due incidenti che ho avuto. Diciamo che a differenza di adesso, nei 10-15 anni, più che altro nei primi 10 anni della mia carriera di scialpinismo, era molto più facile correre con ottime condizioni, quindi con un ottimo innevamento, con poche pietre, poche piante, radici che sporgevano.
piuttosto che trovare le condizioni che spesso ci sono in questi ultimi anni, quindi poca neve, molto dura, e dove viene forse molto di più fuori il discesista tecnico, come appunto può essere un Edalin o il discesista veramente colpero, come può essere un Robert Antonioli. E lì ovviamente io adesso poi a bordo pista, quando vedo fare certe discese, soprattutto a Robert, col quale sono anche molto amico, veramente sono sinceramente preoccupato delle volte. Lui sta su, lui sa quello che fa, e penso che faccia più impressione da fuori che dalla sua visuale, quello è ovvio. Fantastico, fantastico. Quindi hai sempre portato avanti comunque, parallelamente alle gare, quando era possibile, anche la tua passione della montagna, prima come guida alpina e poi adesso vediamo tutti i tuoi fantastici filmati del tuo sci esplorativo, che oramai sono diventati obbligatori ogni, diciamo, fine stagione, che tutti noi ci guardiamo, perché sono migliorati anche tecnicamente un sacco, sono diventati proprio belli. E questo, diciamo, sci esplorativo, se si può chiamare così, è un'altra tua grande passione, perché ti piace proprio. Ma sì, diciamo che è stata più che altro una naturale evoluzione. Come dicevo prima, negli anni in cui ero molto concentrato sull'allenamento, non mi concedevo grandi divagazioni sul tema, nel senso che mi allenavo sempre prevalentemente fuori pista, cercavo qualche variante a gite normali, ma ero sempre, diciamo, abbastanza abbottonato. Ho sempre guardato un po' lo sci ripido, diciamo, con occhi interessati, sapendo che se mi fossi messo mi sarebbe sicuramente piaciuto. Uno, perché io sono un alpinista e quello è un modo veramente bello di vivere la montagna d'inverno, che altrimenti sarebbe noioso, comunque molto limitata dalle condizioni. E un po' perché appunto sono uno sciatore e quindi comunque le discese, certi tipi di discese sono molto motivanti. Diciamo che ho avuto la fortuna che la mia carriera da sci alpinista mi ha tenuto lontano da questo per un gran periodo, e lo dico proprio pensando, perché adesso ogni tanto purtroppo succedono incidenti, sono successi incidenti anche a persone che conoscevo bene, che erano molto giovani, si sono avvicinati da giovani a questa disciplina. E effettivamente mi chiedo spesso anch'io se con la testa che può avere uno, con la testa e l'esperienza dei 20-25 anni, come sarebbe andata, piuttosto che essermi avvicinato appunto invece con la maturità, col bagaglio alpinistico, con l'esperienza dei 30, 32, 33 anni con la quale mi sono avvicinato a questo tipo di cose. Probabilmente non vuol dire niente, però ovvio che ci va un po' di pazienza, non bisogna spingere l'acceleratore durante la curva di apprendimento. Io ho avuto la fortuna di avere un mentore, un compagno dall'esperienza infinita, che è Davide Capozzi, che mi ha avvicinato proprio, che mi è stato vicino, che mi ha seguito durante i miei primi passi in questo ambito, anche perché mi chiamava perché non trovava mai nessuno che avesse voglia di farsi le sgabbanate che piacevano ancora, e quindi gli faceva anche comodo che avesse anche qualcuno che gli desse una mano a far traccia. Però detto questo, da lui ho imparato tantissimo, ho imparato a tornare indietro, ho imparato a fare delle valutazioni molto serie prima di mettermi in marcia. Detto questo, a volte non basta neanche quello, bisogna saperlo, e comunque è un ambito che comunque, per quanto ne sai, non ne saprai mai abbastanza. La neve, purtroppo, l'unica certezza è proprio quella che non ne sai mai abbastanza, quindi bisogna sempre tenerselo bene in mente. Assolutamente. E dato ciò, visto che, come dicevi tu, giri molto o moltissimo lunghi, non adatti a tutti,
ti chiedo anche qua, come per le gare, i giri in cui avete fatto un mega avvicinamento convinti alle condizioni e invece siete dovuti tornare indietro, o invece quando siete andati male solo a dare un'occhiata pensando che non fosse condizioni, invece vi siete trovati la parete o il tracciato, diciamo, perfetto, l'avete sceso. Allora, diciamo che a me personalmente non disturba più di tanto l'andare a vedere, no? Nel senso che anche se è un andare a vedere estremo per lunghezza o tutto, io parto sempre di casa pensando che se si può si farà, e se non si può pazienza. Metto in conto sempre anche che si possa tornare indietro con le pile nel sacco, quello è la base di tutto. Io di mio personalmente posso raccontare tre tentativi, addirittura, chiamiamoli, sì, tre tentativi, partendo da Gressoney, dal fondo valle, per andare a sciare la Nord Eiliskam, di cui quello veramente più ignorante, in cui non avevo nessuna informazione, avevo delle informazioni che potevano rivelarsi giuste al 50-50, comunque sono partito da Staffal, sono andato al Colle dell'Issa, addirittura sono andato alla base della parete con l'intento di risalirla per poi riscenderla e riuscire. Quindi se avessi fatto tutta la discesa, che tutto fosse andato bene, avrei fatto una roba tipo 4.000 e non so cosa metri. In realtà ho risalito solo i primi 300 metri di parete, quindi dopo aver fatto, quanto sono, 2004 per arrivare al Colle dell'Issa, scendere giù 400 metri, 300 metri di parete, sono dovuto riscendere in retromarcia perché era una piastrella, e sono dovuto risalire al Colle dell'Issa. Mi ricordo sta risalita, fino alla parete andava tutto bene, un po' più un po' meno, la motivazione comunque ti spinge ad andare a vedere. Quando mi sono reso conto che quel giorno non avrei più fatto niente, quei 300 metri a risalire al Colle dell'Issa, mi ricordo, ma proprio che non ce la potevo fare, cioè un attimo ero proprio disperato, mi sono fermato, cioè proprio mi sono fermato sdraiato per terra per cercare di capire come mai avrei voluto tornare indietro, e pian piano mi sono raspato indietro. Quest'anno ho rivissuto la stessa esperienza, avevo delle informazioni di metà settimana che davano la parete in buone condizioni. Anche lì io non sono un amante del dover andare per forza dove vanno tutti, però quella è l'ultima discesa che si può fare all'anno, è quella proprio per quelli che comunque hanno voglia di portare avanti la stagione di sci fino all'infinito, e comunque mi sono fatto un'altra nottata in cui sono partito con la pioggia battente da Staffan, convinto che intanto stava mettendo neve in alto. Mi sono fatto tutta la remenata della salita, a un certo punto è finita la pioggia, ero già bello bagnato, comunque è uscita una luna piena stupenda, quindi c'era una luce bellissima. Ho trovato mezzo mondo poi in giro che andava nella stessa parte dove ero io, ho lasciato lì un po' tutti per essere il primo ad arrivare alla parete e capire che in realtà sulla parete non aveva fatto un centimetro di neve ed era marmo di Carrara, al che ho aspettato un attimo, poi quando iniziava a arrivare gente ho fatto quattro curve sull'acciaio inox e me ne sono ritornato via dalla cresta. Però quel giorno lì l'ho vissuto proprio bene, nel senso, alla fine ho passato una bella nottata con la luna piena, ero abbastanza sapevo anche lì che le possibilità erano poche, l'ho di nuovo accettato di buon grado e me ne sono venuto via. E invece, sempre la scorsa stagione, la sorpresa delle sorprese che ci siamo regalati è stata la Est del Cervino al 20 di giugno. La Est del Cervino è da sempre il sogno, uno dei pochi obiettivi che erano rimasti al mio amico Davide Capozzi, e con Alessandro Letei, che è un altro sciatore fortissimo che scia tantissimo con Davide. Quei giorni lì, dopo un inizio giugno molto all'insegna delle perturbazioni, abbiamo iniziato a vedere le prime immagini dalle webcam: si può, non si può, ma chissà, ma avrà senso, è troppo tardi, è troppo presto. Fatto sta che
addirittura Davide, che di solito è la motivazione in persona, a un certo punto ha detto no, io non me la sento, non ha senso neanche andare a vedere, guarda, non mi interessa. E invece io e Alessandro ci siamo andati e ci siamo trovati nella nebbia più completa dalle 3:30 fino alle 5 di mattina, quindi abbiamo perso, diciamo, più di un'ora al colle aspettando e sperando che questa nebbia si diradasse, e che è avvenuto con l'arrivo delle prime luci, il che purtroppo ci ha fatto entrare in parete piuttosto tardi, diciamo che abbiamo iniziato a risalire la parete forse alle 7:30 di mattina, e al 20 di giugno alle 9:30 io ho optato, quando eravamo arrivati a 4.000 metri, c'erano ancora condizioni per arrivare fino alla spalla, che sarebbe la vera e propria discesa della nord, perché della est, perché tantissimi scendono la est, ma partendo dalla Solvay, che è a 3.008, noi eravamo comunque oltre la Solvay, però alle 9:30 ho iniziato a sentire un po' troppo caldo, ho iniziato a vedere troppi movimenti di ghiaccio e neve sulla parete, e boh, io ho detto io scendo, e Alessandro comunque pur essendo molto motivato anche andare avanti, a un certo punto si è fidato del mio giudizio, e direi che siamo scesi con il margine giusto di sicurezza, probabilmente un'altra oretta di salita sì, magari la facevamo e la facevamo anche bene, però magari no, quel magari no. È meglio esatto. Non andare a vedere se magari sì o magari no. Meglio tenersi un buon margine e dire, boh, fino a qui è stato già un regalo, purtroppo la nebbia non ci ha fatto fare l'ultimo passettino, e magari tornare l'anno dopo e poi te lasci tutta l'anno dopo. Se invece qualcosa va storto, non lasci più. Parte. No. Assolutamente. E quando siete tornati da... Davide era contento per noi, ovviamente, perché comunque è un gran signore, però quello che è successo a lui in quel periodo lì era forse che aveva smesso di sciare da un po' di tempo, e quindi non era più tanto sicuro lui delle condizioni. Io in realtà, sia io che anche Alessandro, abbiamo sempre cercato di continuare a sciare, e quindi avendo sempre il contatto con la neve, con le condizioni, puoi anche immaginare che ci sia qualche possibilità. Invece Davide era già in modalità estiva, mountain bike, aveva già un po' archiviato lo sci, e quindi sì, ha ammesso che poteva crederci un po' di più anche lui, e era un po' dispiaciuto di non esserci stato, ma se ne fa, cioè, comunque lui ha forse 30 anni di discesa alle spalle, quasi 30 no, ma 25 sì, e comunque... Oh. Ogni tanto ne sbaglia uno anche lui, quindi c'è anche lui, c'è anche per lui ancora tempo di tornare. Poi anche noi, appunto, non avendo la sciata proprio tutta esatto. Torni e tornare con l'ultimo scalino insieme sarebbe sicuramente bello. Ok, e adesso invece ti chiedo anche un consiglio per i ragazzi, visto che comunque anche da tecnico allenatore generale, diciamo, non solo per i giovani che comunque vogliono spingere, cioè vogliono fare proprio dello sport, quale esso sia, provare a entrare magari in qualche corpo o farlo come lavoro. Quindi un consiglio che hai ricevuto o che magari da giovane avresti voluto ricevere, che te la senti di dare, uno o più consigli assolutamente. Domandona. Allora, io diciamo che da giovane ho avuto anche la fortuna, soprattutto da fondista, di avere degli allenatori molto centrati in comitato. Nel comitato in Asiva sono stato seguito benissimo, cosa che è successa poi per tanti anni, essendo la Valle d'Aosta una regione molto piccola. Diciamo che col comitato, con questi allenatori che per molti anni hanno seguito il comitato, che sono Marco Broccare e prima Claudio Restano, poi André Fragno, comunque hanno sempre avuto moltissimo occhio, moltissimo il polso delle condizioni fisiche in cui eravamo, quindi riuscivano
a correggere in tempo reale la preparazione al minimo segno di affaticamento, di problemi. Diciamo che mi sono sentito seguito proprio in maniera ottimale. Ho avuto qualche contrasto nel primo periodo dovuto all'adolescenza, ma a posteriori posso dire che ero seguito benissimo. Purtroppo il salto dal comitato a quello che c'è dopo, soprattutto nel fondo, che è una cosa che è successa a me, è successa a tante altre persone che in comitato avevano grandissimi numeri, diventa un po' un salto nel buio, nel senso che soprattutto se parti da un comitato che lavora come quello della Valle d'Aosta, oppure hai la fortuna di avere un allenatore che ti segue molto bene a livello giovanile, perché ti trovi comunque catapultato in un ambiente adulto, quindi passare dalle categorie giovanili alle categorie senior, dove devi un attimino di più cavartela con te stesso, dove spesso i programmi sono concepiti abbastanza a livello generale, non sono più cuciti addosso a te, ma sono programmi che vanno magari bene all'atleta che è senior da 10-15 anni, ha un'esperienza della Madonna e un monte ore alle spalle incredibile, e più o meno vengono poi adattati anche all'ultimo dei figli, come si dice in esercito appena entrato, no? Vengono, ti dico, sì, vabbè, te oggi fai 10 minuti in meno, però la realtà è che quei 10 minuti in meno non cambiano quello che sta succedendo. Tutto questo per dire che da giovane, più che oltre che allenarsi e seguire quello che ti può programmare un allenatore più esperto, che sicuramente ha la capacità di tirare fuori meglio di te, e anche cercare di capire bene perché ti stai allenando, perché imparare ad allenarsi, quindi capire perché in quel periodo stai facendo quel lavoro, capire se le sensazioni, ricordarti delle tue sensazioni, quindi ricordarti delle sensazioni che hai quando fai certi lavori e sei in un periodo di carico, quindi sapere che quelle sensazioni di stanchezza fino a un certo punto vanno bene, oltre quando sei troppo stanco è inutile continuare a bastonare il tuo fisico, quindi curare bene i recuperi, essere molto molto centrati sulle tue sensazioni e avere anche le tue convinzioni in fatto di allenamento, che in modo da non accettare proprio diciamo supinamente quello che poi ti viene imposto, perché per qualcuno può andare benissimo, per altri, come è successo a me nel fondo, sono andato un po' a sbattere contro un muro. Ho avuto un anno di sovrallenamento incredibile, nel quale veramente mi ricordo che uscivo dal piano della pista di Cogne, che è una roba che se vado domani mattina la faccio in 2 secondi, uscivo da sto piano che sono 300 metri, attaccavo la prima rampetta, ero cioè, delle sensazioni che terribili, ero stanco morto, eppure ti ricordi ancora? Sì, me lo ricordo ancora come se fossi ieri. Eppure cosa faceva? No, ma continuiamo a allenarci, proviamo a fare questo allenamento. No, ero stanco, ero andato troppo oltre, avrei dovuto fermarmi, aver avuto il coraggio anch'io di fermarmi, perché poi, diciamo, nel contesto poi dei corpi militari, tu sei un professionista, tu sei uno che viene pagato per fare quello e non viene tanto accettato, magari adesso poi cambiano anche le cose, soprattutto noi nella squadra di scialpinismo abbiamo avuto una mentalità diversa. Però non viene neanche tanto ascoltato il parere dell'atleta che è stanco, no? Ma perché sei stanco? Tu sei un atleta, devi allenarti. Quindi avere il coraggio, la sicurezza delle proprie sensazioni e anche avere, diciamo, la personalità, il carattere per discutere gli allenamenti con un allenatore o con chi avrai di fronte. E questo è forse, sì, quello che avrei dovuto sapere in quell'anno lì, e magari avrei potuto fare ancora qualche anno in più da fondista. In realtà a me il fondo piace ancora tantissimo, lo pratico volentieri, tipo quest'anno sto sciando moltissimo, facendo moltissimo fondo, però è comunque uno sport molto esigente che ti chiude tante altre porte, quindi il fatto che la mia carriera da fondista sia finita prima di quello
che avrei voluto, a posteriori lo vedo anche comunque come una fortuna, perché probabilmente sarei, magari anche ad andare tutto bene, sarei potuto essere un fondista mediocre, magari anche da squadra nazionale, ma non sarei stato sicuramente un campione, quindi mi sarei chiuso tante altre porte per fare una carriera di medio-basso profilo da fondista, e quindi meglio così, a posteriori. Ed è andata molto bene così, diciamo. Comunque sì, il concetto è quello di crescere come atleti, non solo fisicamente, ma parallelamente crescere anche come persone, come diceva Deni, cioè il capire cosa stiamo facendo, ecco, non essere delle macchine solo che eseguono, perché questa cosa qua poi è importantissima anche nel futuro dell'atleta e sì, fa la differenza. Essere curiosi, imparare, voler approfondire delle questioni, è una cosa che effettivamente succede poco, anche non so se anche perché l'allenatore tiene abbastanza al suo ruolo, tra virgolette può essere un po' geloso delle sue conoscenze per avere una qualche, diciamo, ascendenza sull'atleta, no? Per dire, no, all'atleta se gli dico tutto poi non ha più bisogno di me. Forse c'è anche un attimino un po' quella mentalità lì dietro dei percorsi di non crescita a livello culturale, diciamo, chiamiamolo, di cultura sportiva di molti giovani. Però comunque, soprattutto al giorno d'oggi, dove è facilissimo trovare risorse, trovare documentazione anche grazie a internet, o comunque magari diffidando anche un po' di internet si può anche leggere qualche libro. Appunto, il consiglio è essere curiosi, leggere, cercare di capire, discutere e crescere anche come allenatori di se stessi, oltre che come atleti. Assolutamente. Concordo, non prendere tutto per dato, ma mettere in discussione anche ogni tanto quello che ci viene proposto. E ultimissima cosa, abbiamo dato un consiglio per gli atleti, però adesso, visto la tua attuale propensione invece allo sciapismo d'esplorazione, qualche consiglio appunto per gli appassionati di ravanate, diciamo, come si può dire. Oltre a, come hai detto tu, delle valutazioni che assolutamente uno non finirà mai di imparare, soprattutto con la neve, quindi le valutazioni da fare, bollettini, eccetera, eccetera, ma anche magari quello che tu nella tua esperienza, pian piano, anche come attrezzatura, le cose essenziali che dici: no, questa cosa qua devo stare leggero, devo fare un sacco di ore, un sacco di dislivello, ma quelle cose qua me le devo portare per forza. Che ti sei creato, un tuo mini kit essenziale, diciamo, tuo o in generale, che secondo te non dovrebbe mancare a uno sci alpinista? Allora, diciamo che l'equipaggiamento che uno deve portarsi dietro è molto funzionale al progetto che uno ha, nel senso che, appunto, se l'ambizione e fare un giro con tantissimo dislivello, ma tecnicamente sono abbastanza sicuro che sia facile, ovviamente andrò a privilegiare la leggerezza, perché la leggerezza comunque mi garantisce la sicurezza di muovermi velocemente, mi garantisce la sicurezza di stare negli orari che magari devo rispettare perché magari è il periodo primaverile, ok, quindi e appunto quello che consiglio è almeno di base avere un'idea di massima di quello che si intende privilegiare. Poi, detto questo, allora io non prescindo più dall'avere dei ramponi seri, nel senso che da sci alpinista garista spesse volte mi sono fatto prendere bene a partire con i ramponi d'alluminio, perché tanto era solo neve, perché tanto di qua, perché tanto di là, perché tanto, e poi alla fine finisce sempre che c'è un po' di ghiaccio, c'è un po' di misto e c'è neve che è profonda, e quindi le punte dei ramponcini
di alluminio mi slittano e quindi non avere il piede sicuro è proprio il, la, è proprio una cosa che, sì, che io non ormai non un rischio che non mi prendo più ormai. Se proprio vado a fare la gitarella che conosco benissimo con le mie tasche, faccio un'eccezione, ma in qualsiasi altro caso io mi muovo, il peso di un rampone con almeno la parte davanti in acciaio, poi la talloniera in alluminio ovviamente va benissimo, su quello non prescindo più. Anche della picozza, soprattutto per quello che è, diciamo, l'ambiente in cui mi muovo io, quindi l'alta montagna in Valle d'Aosta, non la lascio praticamente mai a casa, mentre una volta effettivamente coi bastoni, vedo anche per dire le volte che ho l'occasione di andare ancora con Manfred Reichegger, lui coi bastoncini salirebbe pareti a 70 gradi. Anch'io le prime volte che mi muovevo tanto con i bastoni, però adesso la picozza non rimane più a casa. Una cosa che io uso tanto, che ho iniziato a utilizzare all'inizio per una sorta di insicurezza, era il Condor della Grivel, che è quel puntale della picozza sul bastone. Allora, all'inizio ovviamente era un po', tra virgolette, un aggancio in più psicologico, questa sicurezza di avere sempre in mano almeno qualcosa con una punta, una sicurezza in più, che poi in realtà ovviamente in caso di caduta sul ripido non servirebbe assolutamente a niente. E all'inizio lo portavo in giro soprattutto per questo, ma ormai mi sono talmente abituato ad averlo, è talmente comodo, appunto, se c'è da fare anche il pendietto con una picozza e questo Condor salgo su tranquillamente, anche se pendi di neve dura. Se devo scalettare un po', comunque, soprattutto in discesa su neve dura, ho sempre un aggancio, nei traversi va benissimo, quindi è proprio un attrezzo che, anche se pesa, perché comunque l'impugnatura è molto pesante rispetto a quella di un bastone normale, difficilmente lo lascio a casa. Altra cosa che ho imparato negli anni a portare con me è sempre, comunque, almeno soprattutto adesso, questi ultimi anni, che le corde, soprattutto le corde RAB, quelle per fare le calate, sono finissime e pesano poco, è comunque una trentina di metri di corda e un discensore, una piastrina fine per questa corda. Non si sa mai, alla fine una calatina di 10 metri, me lo porto soprattutto dietro, cosa che ovviamente non più molta alta attrezzatura, anche quando faccio la guida, ma anche quando faccio discese dove sono sicuro che non servirà mai, può sempre succedere che uno esce un po' dalla linea e c'è un pezzo di ghiaccio e c'è qualcosa, per cui con 5 metri di doppia sei tranquillissimo, o 5 metri di calata, soprattutto quando è un cliente, va tutto bene, senza ti metti già in una situazione un po' delicata. Poi ovviamente io giro in posti dove spesso c'è ghiacciaio, quindi tutta l'attrezzatura da ghiacciaio ce l'ho sempre dietro. Quello che evito di portare, soprattutto quando vado da solo e quando non so bene come, fin dove mi spingerò, quando dico, boh, se ci sono belle condizioni vado, altrimenti torno indietro, è per esempio due picozze, perché poi con due picozze saliresti più o meno dappertutto nei contesti in cui vai a sciare, però poi c'è il problema di scendere. Quindi preferisco, soprattutto quando vado da solo, pormi già un limite che deriverà dall'attrezzatura. Quindi sapere che se arrivo e mi trovo 10 metri verticali di ghiaccio, in ogni caso non li salirò e tornerò indietro. Perché avere invece due picozze serie ti portano a fare tranquillamente magari quei 10 metri anche slegato, e quindi poi andare veramente a mettere, come si dice, il sedere nelle pedate, per dirlo un po' in maniera poetica. E quindi preferisco essere limitato all'attrezzatura classica quando mi muovo così.
se trovo condizioni che non bastano, nelle quali non basta l'attrezzatura classica, torno indietro. Poi è successo, e purtroppo più di una volta, che invece è finita che ho forzato con l'attrezzatura classica passaggi che perché ero molto motivato, perché sopra mi sembrava tanto meglio, e sempre un po' nel mezzo. Però nel dubbio preferisco dire meglio non avere troppe altre risorse a mia disposizione, no? Mettiamoci quello che posso fare tecnicamente con queste poche cose, è diciamo l'ambito giusto in cui devo stare. Un'autosabotazione cosciente. Sì, sì, perché poi è un attimo che adesso... Esatto. Ma la picozze, invece, volevo chiederti, usi quelle super leggere o una picozze classiche o da ghiaccio? O seconda delle uscite? Normalmente uso una Ghost della Grivel classica, faccio con quella che è una picozza di concezione leggera, quindi manico in alluminio ma becca in acciaio. Il 90% delle volte prendo quella. Quando prendo le due picozze, o prendo picozze da ghiaccio e tutto, non dico che non le prendo, vuol dire che vado con un socio, che ho le protezioni, che ho roba da far sosta, che cambio completamente l'approccio, cioè ho un approccio anche alpinistico al percorso che dovrò fare, alla discesa che dovrò fare. Se parto con la mezza corda, con le viti da ghiaccio, con due o tre friend, allora ovviamente è giustificato avere attrezzatura adeguata. Io parlavo del caso in cui mi muovo da solo, o sì, esatto, mi muovo senza l'idea di dover fare tir in salita e né doppia in discesa. Poi ovviamente se uno sa già che dovrà per forza scalare 10 metri di ghiaccio, si porta due viti, si porta qualcosa per far sopra la corda e si va in due. Un collega che non è male, e si va, per quello è ovvio. Ricordo, io avevo fatto nel mio primo anno un po' serio di aspirante ripidista, ero andato a sciare il couloir du Diable da solo, e lì c'è una cascatella all'inizio, una gulottina di ghiaccio, ma anche lì sono proprio una decina di metri, e poi in combinazione era un periodo in cui era un po' che non facevo ghiaccio, mi sono lanciato sul trullo trullo con queste due picozze slegato. Dopo 5-6 mesi che ero su, dicevo, vabbè, comunque fatto sta che ero molto motivato, sono saltato su e poi avevo di che far doppia poi per scendere. E invece mi ricordo un'altra volta, invece su un Paramon, che è una montagna qua nel mio comune, molto bella tra l'altro, che è una nord di 800 metri, abbastanza impegnativa, che ha una gulottina anche di una barra alla base, che alcuni anni si passa veramente con le mani in tasca, e altri anni invece è veramente impegnativa, e lì ci siamo trovati lì con poca roba, eravamo in due, ma non avevamo nulla per proteggere, ho fatto un tiro praticamente in free solo, ma mi è costato una buona mezz'ora di sforzi per fare una quindicina di metri di misto schifoso, e quindi le condizioni, cioè spesso ci si trova poi comunque a dover un attimino tenere aperto il gas anche quando si parte senza averne l'intenzione. Probabilmente l'arte di arrangiarsi queste con delle selezioni, almeno essendo all'inizio facevano già selezione, almeno non te le trovavi, sapevi di passare o no. Quello fa parte della famosa curva di apprendimento, dove uno mano a mano che riesce a costruirsi la sua esperienza, poi dopo ha, diciamo, elementi in più su cui ragionare, però le prime volte ovviamente gli elementi sono pochi, sembra tutto, si vede tutto, diciamo, da un solo punto di vista, e non nego che ci va anche della fortuna, perché ci va comunque della fortuna, perché ne basta che ne giri male una, anche se una delle prime, e magari non finisce del tutto il gioco, però magari passa anche la voglia, ci prende dei belli spaventi, ci si fa male magari solamente, ma è sempre meglio evitare. Fa parte del discorso, e si sa che comunque in montagna rischio zero non esiste. Ovvio. Benissimo, allora io, Denis, ti ringrazio un sacco per questa serata, per tutti i tuoi consigli,
l'esperienza che ci hai dato stasera. Spero a chi ci ha guardato questa sera e chi ci riguarderà perché la diretta resta salvata nel canale YouTube, che sia stato di vostro gradimento. Per le domande, se volete, sotto nel canale sarò a disposizione. Quindi saluto Denis, in bocca al lupo per la trasferta anche della nazionale, in bocca al lupo per il tuo lavoro e speriamo di vederci presto fuori da questa situazione generale sulla neve. Esatto, io ho fatto la mia prima diretta, non mi ricordo più se era Instagram, ormai questa primavera, e mi ero lasciato, erano con Ski Alper, e mi ero lasciato con Claudio Primavesi dicendo, boh, questa sarà la prima e l'ultima, Quest'anno. e la prossima volta ci sarà modo di fare delle cose diverse. Purtroppo dopo quasi un anno siamo ancora. Non so se è allo stesso punto, un punto migliore o un punto peggiore. Adesso è proprio il caso che tutto questo finisca. Per fortuna quello che ci piace fare, andare in montagna, non comporta grandi rischi dal punto di vista sanitario, dei problemi che ci sono adesso. Quindi la magra consolazione del tutto è che possiamo almeno. Io adesso non so voi in Lombardia, ma non so se siete messi. Un po' meno così. La montagna almeno ci dà modo di farci passare in maniera un po' migliore questo periodo che speriamo che si concluda presto. Ne abbiamo veramente bisogno. Benissimo. Grazie Grazie. ancora, Denis. Buona serata a tutti. Alla prossima. Alla prossima, ciao ciao.